Quinto posto in classifica, meno uno dai cugini della Marinanese, meno tre dalla Vetta. Dall'Olimpo, direbbe qualcuno, se non fosse stato per quell'inizio di stagione con la casella a zero in fatto di vittoria a Nicoletti, magari oggi racconteremo un'altra storia, come quella di Docente, che una volta sbloccatosi è tornato al suo solito vizietto, quello dei gol. Eppure la Fiericcione soffre l'inizio di un Vadese Zola che gioca a viso aperto. La Fiericcione infatti si fa vedere da subito con questa rimessa di Borghini che porta la battuta scordinata in Chisi, pallone fuori misura. Ancora protagonista Borghini che va allo scambio con Docente, Cecchetti si inserisce ma non trova i tempi necessari per il pertugio giusto. La rimessa laterale e in Chisi lascia sfilare il pallone proprio in direzione di Borghini che chiama la comoda presa con Solini, ma al primo a fondo il Vadese Zola dall'altra parte passa e in Chisi, scivolando in area di rigore, frana addosso a Vandelli. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra il fallo evidente. Dal dischetto Arbizzani non tradisce l'appuntamento con la rete. 1-0 per la formazione ospite, ma lo stesso Inchisi si fa perdonare nell'immediato. Centrocampista indovina l'angolo alla destra di Consolini per l'1-1. Meritata la gioia per uno dei centrocampisti migliori del girone di eccellenza. Ma la Fiericcione è risorta davvero micidiale. Docente apre per l'inserimento di Tavannini, il cui tiro viene respinto da Consolini sui piedi Sparamenti, che segue il classico tapin vincente 2-1 e sorpasso compiuto. Via alla festa riccianese. Quest'oggi i ragazzi di Lorenzi indossano la maglietta arancione. Nella ripresa Tavannini in velocità apre subito per Docente, il cui tiro chiama l'intervento Consolini. Dalla bandierina ospiti pericolosi con questo colpo di testa che termina alto. Ma la Fiericcione gioca davvero bene e in scioltezza Tavannini mette al centro, ma Inchisi non inquadra dallo specchio della porta. Sul 2-1 potrebbe cambiare lo scenario del match quando Graziosi, volatosi in area avversa, viene toccato da Alberigi, ma l'arbitro sorvola. Il replay, curato da me attraverso questo commento, ci fa notare il tocco del centrocampista riccionese. Grazioso comunque non demorde e prova subito dopo alla via del gol, senza fortuna. Da rinvio invece di Passaniti, Docente manda in porta Cecchetti, quale sfiora la terza marcatura, sfortunato in questo caso il giocatore in maglia numero 7. Ospiti che ci provano dalla distanza, ma la Fiericcione senza patemi arriva anche al tris. Da notare il tocco morbido di Passaniti, portiere che ama giocare con il pallone tra i piedi, ricordando un po' un certo Ighita. Non a caso invia questo pallone preciso in direzione Cecchetti, cui traversone viene raccolto da Docente con tanto di pallone spedito in fondo al sacco. 3-1 e fine dei giochi per una grande Fiericcione che diverte e si diverte, ritrovando anche il sorriso del suo uomo di maggior spicco, alias Benito Docente. Che sia uno spettacolo vedere il minuto 90 quando si smarca per consegnare al compagno Giunchetti il pallone del poker, ma forse per il Vadese Zola sarebbe stato davvero troppo.